Nella camera da letto di Franca c'è racchiusa la storia d'amore più complicata, difficile e passionale che Palermo ricordi. È una camera ricca di suggestioni, ricca anche di memorie ed è forse il più importante dono di nozze che Franca riceve dal marito Ignazio. Una stanza invero particolare, un pavimento di maiolica color avorio opalescente che è stato ricolmato di petali di rose che vengono lanciati dal soffitto da tanti piccoli angioletti, da puttini che con aria impertinente sembrano proprio lanciare queste rose dal cielo verso il pavimento. E questi petali, queste rose sono disegnati con talmente tanta precisione, con una tale dovizia di particolari che quasi si sembra di poterne sentire l'odore. E soprattutto la cosa più affascinante è che la maiolica ha imprigionato la freschezza del colore, della consistenza dei petali. Quasi si ha paura a camminare perché sembra quasi di dover calpestare dei fiori reali. Questa, come dicevo, è una stanza abbastanza particolare perché in essa Franca ha davvero vissuto le tappe fondamentali della sua vita. Soprattutto io sono convinta che in questa stanza Franca in realtà abbia deciso di essere se stessa, abbia deciso di prendere in mano il proprio destino, di provare ad essere la donna che poi è diventata l'icona, il mito, soprattutto una donna libera, soprattutto una donna che ha cercato disperatamente il proprio posto nel mondo e la propria felicità.